Bentrovati all'anteprima della nostra rassegna stampa, dunque dello sguardo alle prime pagine dei quotidiani che tra qualche ora potrete trovare in edicola. In primo piano ancora la tragedia di Cutro, anche il Mattino di Puglia e Basilicata apre sulle parole del capo dello Stato, le definisce legnate, quelle del capo dello Stato sulla tragedia di Cutro. Cutro, il titolo è L'ora del Mattarello, un chiaro gioco di parole. Lo sfogo del Presidente della Repubblica dopo il silenzio dinanzi alle bare, basta con le chiacchiere, così dice dall'Ateneo della Basilicata. La sollecitazione di scelte concrete dell'Italia e dell'Europa sui migranti e poi la CEI è un diritto emigrare, ricorda. E poi ancora il pugno duro del governo contro gli scafisti e la stretta sui permessi. Secondo lei, diciamo il tassello che non ha funzionato, qual è stato nello specifico, parlando dei fatti di Cutro, ma soprattutto in futuro? Per questo è che è una questione che va avanti da anni e parliamo sempre di persone che muoiono. Dov'è che bisogna intervenire? Nei paesi da cui partono, nel paese d'Italia che deve avere la capacità di accoglierli diversamente, nei soccorsi in mare, dov'è e chi dovrebbe intervenire? Ci sono tre livelli che incidono sull'emigrazione. Un livello internazionale è dovuto a tutte le colpe dei paesi ricchi, i quali non fanno altro che continuare impunemente a sfruttare i paesi poveri, creando nei paesi poveri una miseria talmente terribile e in più poi le guerre con le vendite di armi e tutto il resto, per cui un gruppo, una massa crescente di persone dal terzo mondo è costretta a scappare o per motivi economici o per motivi politici o per motivi di guerra, motivi tutti e tre parimenti terribili. Poi c'è un livello europeo, cioè di insensibilità dell'intero pianeta, dell'intero continente, continente ricchissimo rispetto a quello, alle zone da cui gli emigrati partono. Anche il più povero europeo è ricco rispetto a chi proprio muore di fame per le siccità, per le guerre e per tutto il resto. E infine c'è un livello italiano. L'uno non giustifica l'altro. Non soccorrere persone che stanno morendo in mare, a pochi chilometri dalla spiaggia, non c'entra a quel punto l'Europa, il mondo, l'ONU, l'America o tutto il resto. Lì è il dovere del singolo cittadino italiano che può salvare chi sta morendo e deve soccorrerlo. E il governo deve assecondare tutto questo e premiarlo, non cercare di ostacolarlo. Per esempio, il fatto che gli immigrati che arrivano in Sicilia debbano poi, invece di sbarcare in Sicilia, sbarcare a Ravenna, ma quella è una criminalità, nel senso che è una crudeltà, ecco, nel senso di crudeltà. Di fronte a tutto questo, io credo che dobbiamo prendere atto che la prima cosa che va salvata è la vita umana. A prescindere da tutte le questioni europee o internazionali, che non giustificano la nostra mancanza di solerzia nel salvare chi ne ha bisogno. Veramente serve proprio come un pannicello caldo per rifarsi un po' di facciata in un momento in cui c'è una critica diffusa contro i modi con cui sono state condotte le operazioni.